Terza domenica di Pasqua. Continuiamo a ricevere dalla liturgia le indicazioni per entrare nella vita nuova. Viene proclamata ancora una volta la risurrezione di Cristo e ascoltiamo il racconto dell'apparizione del Signore ai discepoli che accolgono i due discepoli tornati da Emmaus e narrano questo fatto. E mentre viene narrato il fatto che loro due hanno vissuto, nella consegna di questo racconto, mentre sono riuniti insieme, Gesù appare in mezzo a loro. Ecco, questo ci dà un'indicazione. Il luogo dell'apparizione di Cristo è la comunità cristiana. Il luogo della manifestazione della vita nuova è all'interno delle relazioni cristiane. Non è possibile incontrare Cristo da soli. Anche San Paolo, che lo incontrerà da solo, di fatto lo dovrà incontrare veramente, compiutamente, solo quando un altro cristiano si avvicina a lui e gli apre gli occhi. Allora dobbiamo capire questa manifestazione come si compie. Gesù appare e loro sono impauriti perché credono di vedere un fantasma, dice la traduzione, cioè uno spirito, una realtà immateriale, e Gesù manifesta un legame con il corpo definitivo. Ormai Gesù non è che quando si libera dalle angosce della morte si libera anche di un corpo mortale, no, rende immortale quel corpo. Così è l'esperienza della risurrezione. Quando la redenzione ha spazio nella nostra vita, noi non ci liberiamo della vita che stiamo vivendo, ma la viviamo in modo redento. Noi non ci liberiamo del corpo che è stato segnato dai limiti, dalla povertà e anche dal dolore. No, quel dolore diviene trasfigurato. E vedevamo nelle liturgie precedenti, cioè domenica scorsa principalmente, che Gesù ha le mani e il costato segnati dal dolore, ma è un dolore che ormai è risurrezione. E così, dicendo questo, dice, mostrò loro le mani e i piedi, cioè mostra che è proprio lui con le sue caratteristiche. Il punto però è che loro non riescono a credere, prima per la paura, in secondo luogo per la gioia, dice il testo, e Gesù addirittura mangia al loro cospetto per mostrare che ha un vero corpo. Infatti noi diciamo nella liturgia Cristo è risorto nel suo vero corpo, e questo è molto importante perché di fatto rappresenta una redenzione che non è un passaggio in uno stato mentale, ma una redenzione globale, integra, di tutta la nostra vita. Gesù non salverà una parte della nostra esistenza, la salva tutta. Ma non la cambia, la salva, non la varia, la ridime dall'interno, la rende nuova, la rende vita, la rende orientamento al Padre e tutto quel che è la vita nuova. Allora, noi però vediamo che c'è un tema che si rincorre fra la prima lettura e il Vangelo. Quando nella prima lettura Pietro fa l'annunzio della risurrezione di Cristo, Dio l'ha risuscitato dai morti, questo autore della vita che voi avete crocifisso, che avete dato a morte, però dà una spiegazione. Pietro dice, ora fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza. Ecco, il tema dell'ignoranza è la spiegazione del loro atto, la spiegazione del peccato, secondo Pietro, è una mancanza di conoscenza, agnosia dice il termine greco, c'è una mancanza di la conoscenza che nel linguaggio biblico è un'esperienza reale, concreta ed integrale. Ecco, nel Vangelo infatti si parla dell'aprire l'intelligenza. Allora, dice il testo, aprì loro la mente per comprendere le scritture. Ecco. Noi sappiamo che San Girolamo disse una cosa molto importante, chi ignora le scritture ignora Cristo, e questo è fondamentale.
Dobbiamo assolutamente recuperare un incontro con le scritture per tutto il popolo cristiano e dobbiamo sicuramente tornare molto di più alla fonte e alla consolazione delle scritture per poter comprendere Cristo, ma in un certo senso da questo testo si evince anche il contrario. Chi non conosce Cristo non conosce le scritture. Solamente Cristo può aprire la mente all'intelligenza delle scritture. Solamente l'esperienza della sua salvezza può consentirci di vivere un incontro serio col senso delle scritture. Noi non leggiamo le scritture per se stesse, ma perché Cristo ci sta salvando e nella nostra salvezza rientra la illuminazione del senso di tutto quello che è la storia della salvezza. Ovvero, noi per esempio non leggiamo la storia di Abramo, il sacrificio di Isacco, le storie di Giacobbe, le storie di Giuseppe, tutte le storie dei patriarchi e nonché anche tutta la storia della liberazione, il passaggio del mare, dopo la storia delle 10 piaghe, se non per capire Cristo, perché se noi capissimo queste cose per se stesse, senza questa intelligenza che si apre allo stare davanti a qualcuno che ha la vita più forte della morte, noi tutte quelle cose le comprenderemmo in maniera insufficiente. Ma questa non è una nostra operazione, questa è un'operazione di Cristo in noi. È Lui che apre l'intelligenza, in un certo senso facendo pandan con l'espressione che Pietro usa negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 3, che appunto ascoltiamo nella prima lettura, convertitevi, convertitevi dunque e cambiate vita. La vita cambia da un cambio di mentalità. Convertirsi è un termine che appunto indica il passare oltre il proprio modo di pensare. Allora, noi abbiamo una possibilità, quella di entrare nella vita che Cristo ci dà e di poter iniziare in questo passaggio a capire le promesse che abbiamo ricevuto, le promesse che sono state consegnate al popolo di Israele e che vengono consegnate anche a noi. È interessante questo tema anche perché questo popolo ha queste promesse in mano, ma non le ha capite e anche noi abbiamo tutti la nostra salvezza che sta lì, nelle nostre mani, sta a portata di mano. Molto spesso la salvezza è uno sguardo completamente diverso sulla realtà, ma la realtà, ripeto ancora, non deve cambiare, è quella che deve essere. Noi abbiamo bisogno di stare nella comunità cristiana per ricevere le scritture che illuminano Cristo e Cristo che illumina le scritture, e in questa logica noi abbiamo bisogno di essere illuminati, che la nostra intelligenza si apra e la nostra vita venga trasfigurata. Perché è importante dire tutte queste cose? Per un motivo molto semplice, perché noi tendiamo a arrivare con la nostra mentalità e a metterci dentro Gesù Cristo. No. Ogni volta che mi accingo a celebrare la liturgia, io mi accingo a cambiare mentalità. Io mi apro ad essere messo in un'altra logica, a dichiarare la mia ignoranza, a riconoscere che qualche cosa l'ho capito male. È sempre così, è quello il principio della pace, quando uno relativizza la propria sapienza e si apre alla potenza di Dio che mostrerà la sua vita e la sua redenzione.